Si parte dalla mobilità, giusto? Mobilità è il sinonimo della vita del millennio che stiamo vivendo. Che mobilità è come noi ci muoviamo quando usciamo da casa la mattina, e come intendiamo andare a prendere i nostri figli, e come vogliamo ritornare a casa la sera, senza avere il pensiero domani di dover di nuovo muoverci per la città, senza avere indicazioni, senza avere una pianificazione. La mobilità è un pezzo importante del programma del sindaco Orlando, ed è un pezzo importante della storia di questa città, che con la mobilità ha sempre avuto un ruolo e un rapporto molto, molto, molto singolare. Però c'è anche l'urbanistica, c'è la programmazione. Palermo, vista da Monte Pellegrino, è una città incredibile, veramente forse tra le più invidiate al mondo, come nel passato spesso molti hanno scritto. Però bisogna anche saperla vedere da Passo di Rigano, bisogna saperla vedere dalla periferia, bisogna anche che dal mare, quando si arriva a Palermo, si veda la città e si veda il meglio della città. E questa è una sfida che credo che Palermo adesso certamente deve affrontare, non può più rinviare, ha già qualcosa in cantiere, e credo che insieme alla squadra, insieme ad Orlando, riusciremo a prendere il meglio di quello che già oggi è stato pensato, rilanciarlo, ma soprattutto realizzarlo, perché le idee sono importanti, ma fin tanto che rimangono idee, i palermitani sono stufi, cioè hanno necessità e hanno bisogno che le idee entrino all'interno della loro vita quotidiana, che diventino progetti e che diventino anche il profumo di quando si esce fuori da casa e che, diciamo, dia il piacere di vivere in questa città, che deve essere prima per i palermitani e poi per i turisti. Il più giovane membro della giunta, però con una esperienza enorme alle spalle. L'età è qualcosa che non possiamo staccare da noi, però quello che noi possiamo attaccare sui passi che ogni giorno facciamo sono le esperienze. Io ho avuto il privilegio di studiare a Palermo in una università, in una facoltà che mi ha formato, e ho avuto la possibilità di andare a vedere come questo avviene fuori. Sono stato al Politecnico di Milano, sono stato negli Stati Uniti, anche a Toronto in Canada, e ho avuto un'idea di quello che oggi significa appunto studiare, di quello che significa formare i giovani che domani dovranno essere, diciamo, capaci di prendere in mano la propria storia e portare avanti anche la propria città. Nel campo della mobilità ho avuto l'occasione, l'opportunità di potermi occupare di strade, ho avuto la possibilità di potermi occupare anche di ferrovie e, perché no, anche di aeroporti, anche se non direttamente della mia città, che ha già diciamo una realtà consolidata sotto questi aspetti. E mi piacerà e sarò entusiasta di poter rivivere queste esperienze che finora ho fatto sotto, e che mi hanno formato, per cercare di capire come posso migliorare, come posso essere messa al servizio di quello che oggi Palermo offre. Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire.